Ciao Cosmo, come stai? Ciao, senti bene, grazie. Stai in penombra. Sì, l'ho fatta apposta, però se mi alzo e accendo poi vedo la No, situazione. Cosmo, volevo farti no. Dopo. una domanda. Innanzitutto dissento dal fatto che dici che non sei un costruttore perché non è vero. Io ce l'ho, lo vedi? Ce l'ho, l'ho letto, l'ho comprato lo scorso anno durante il primo lockdown e l'ho trovato veramente molto interessante. Tutto bene, fluido, tra l'altro un argomento che è quello di cultura, cioè cultura benché popolare, ma sempre di cultura si tratta, e lo fa in modo sobrio e con brio, con leggerezza. Sì, è Sono come sono qui, praticamente. passato bravissimo, sono passato 2 ore stupende. Tra l'altro poi tanto fa di viaggio dal mito greco alla tradizione campana, la mia regione. E dicevo, tratti di cultura e dai degli spunti molto interessanti che si approfonditi aprono proprio un punto. In particolare, volevo però capire una cosa. Quando dici che la tramoviata, ho anche scoperto che il vapore e tramoviata sono tutte cose diverse, ha radici pagane, però poi soffermi in particolar modo sulle sette Madonne, le sette sorelle campane, che sono in tradizione cristiana. Qual è il nesso tra le due, cioè tra il gruppo pagano e Ah. la tradizione cristiana? Sì, effettivamente questa particolarità, ecco, io non l'ho approfondita proprio perché non è un saggio, è un libro un po' più di cultura generale, di conoscenza, è un po' più leggero. La tua osservazione è giustissima, però l'abbiamo anche, penso, abbiamo anche parlato prima, no? Non è sacro e profano, ma come diceva Roberto, è cristiano e pre-cristiano. Il nesso, guarda, le sette Madonne, la leggenda delle sette Madonne, la ritroviamo in tantissime altre culture, sia medio orientale, ma a livello mondiale. Sette è un numero magico per eccellenza. E la ritroviamo ancora prima delle sette Madonne, la ritroviamo nelle sette Sibille. Prima mi sembra che Peppe ha parlato, non mi ricordo chi, forse Peppe, sì, della Sibilla a Penninica. L'autore delle Marche. Ah, ecco, ti chiedo scusa perché poi le notizie che ho avuto stasera erano tante. Si parlava proprio delle Sibille, ce ne stanno diverse delle Sibille, c'erano le famose sette Sibille, che è quella etiopica, quella là, la Sibilla cumana, ed è un lavoro, una ricerca che ha fatto proprio il maestro Roberto Di Simone. Ma ancora prima, le sette sorelle sono quelle indù, sono sette divinità che non avevano marito ed erano sette vergini. Il numero 7 lo ritroviamo un po' ovunque, quindi immesso tra le sette Madonne. L'Apocalisse. Prego? L'Apocalisse. Dall'Apocalisse. Ah, boh, ma 7, se vogliamo proprio dirlo tutto, sono 7 sono i peccati. Il cattolicesimo e il cristianesimo non ha fatto altro che mutuare miti e leggende pre-cristiane per ovviamente poi mutuarle in quelle cristiane. Il 7 la mutua. Sì, ma se, questo è più generale, ma abbiamo i sette peccati capitali, sette sono anche i sacramenti. Insomma, il numero 7 lo ritroviamo spesso. Il nesso è sempre lo stesso, però, è quello religioso, è quello mistico. Le sette divinità, quelle della cultura greco-romana, come Demetra, come Venere, come Cibele, che venivano rappresentate assise in trono con un fascio di grano, delle messi, perché erano proprio le protettrici dei raccolti, viene mutuato poi dalle Madonne perché anche loro dovevano dispensare fiori e frutti e lo ritroviamo proprio nell'iconografia con lo stesso Gesù. Senza offendere religiosi o fedeli, stiamo soltanto facendo un'osservazione puramente culturale. Certo. Questa è. Ho Spero, capito. Sebastiano, di essere stato esaustivo. Sì, caspita. Posso dire una cosa, Cosmo, quindi poi concludo e lascio. Ho la prova che sei uno scrittore, perché quando hai fatto anche cenno della Sagra delle Lucerne, insomma, vegetariana. Io sono per metà sommese, ci ho Ah. parlato poi l'impianto si chiama una delle sagre più belle d'Italia e ne ho parlato anche nei
che la mia tesi di laurea. Beh, l'ha mai fatto funzionare, ti dai sovrappopito del tutore, quello di fare funzionare. Grazie, ma non esageravo, figurati, Sebastiano, grazie. Buonasera. Ciao, Seba. Ciao Sebastiano, grazie. Marianna, abbiamo qualche altra. Marianna? Vogliamo parlare della scuola, non so se c'è qualche insegnante che voleva darci la sua testimonianza. Sono timidi, sono tutti quanti timidi. Va bene. Allora, io direi che possiamo andare verso i saluti.